Buongiorno amici di Fanner e appassionati di futsal e benvenuti al Palacus di Viterbo, dove stanno per scendere in campo l'Active Network e il Futsal Marigliano per una sfida valida per l'ottava giornata del campionato nazionale di Serie B. La squadra di casa è alla ricerca di punti importanti per inseguire il sogno playoff, mentre la squadra ospite vuole raggiungere la quarta vittoria consecutiva. A breve il fischio d'inizio dell'arbitro. Finalmente per Bellico, che gira Stigliano, che in due tempi stoppa e scarica bene sul 5, perde palla, attenzione, il numero 10, prova il tiro, rete sulla ribattuta, Ennas realizza il gol dell'1-0 per l'Active Network di Viterbo, che passa in vantaggio dopo qualche minuto di ottimo gioco, 1-0. Parte in mezzo, Gasquez Fernandez, è attento, può ripartire Ennas, Ennas porta il pallone, va sulla destra da Rosa Garcia, 1-1, Rosa Garcia si gira dietro per Gasquez Fernandez, che a porta vuota tira fuori. Gasquez Fernandez, Rosa Garcia, bel servizio, il numero 4 per il numero 8 che prova a tirare, spinta Feliziani, doppio miracolo del portiere. Gasquez Fernandez, Ferreira, Gasquez Fernandez, numero 4, triangolo che si chiude per il numero 4 della mezza, invece porta vuota per il 2-0 di Ennas, che raddoppia e sigla la sua doppietta personale, 2-0 dell'Active. Corre incontro Guido, il pallone finisce a Russo, palo, e il pallone poi finisce sulla schiena di Massaro Pietro ed è stato il gol del 2-1 del Futsal Marigliano. Bellico trova bene Russo, che se ne va bene sulla bassa sinistra, la mette sul secondo palo per la corrente, compagno di squadra che sigla il gol del 2-2. Quaglietta mette il risultato in parità. Da Bellico, Stigliano in verticale, da Guido. Guido completa il triangolo, Castigliano che completa a sua volta la rimonta e arriva il 3-2 del Futsal Marigliano, che l'ha ribaltata nel giro di pochi minuti. Poco più di 6 minuti da giocare ed è proprio Garcia a battere sul secondo palo per il grandissimo gol di Ennas, che firma la propria tripletta personale e riporta il punteggio sul 3-3 a 5 minuti dalla fine. Arriva il fischio dell'arbitro, Rosa Garcia contro aprile, Rosa Garcia, palo in rete, 4-3 dell'Active Network che ribalta nuovamente il risultato a pochi minuti dalla fine, 4-3 per i padroni di casa. Punzi, Stigliano è attento e riparte Di Suola, Stigliano diventa il centro, Stigliano ancora, palo incredibile di Stigliano che ha sfiorato il pareggio. Gagliardo batte, serve Ennas, Gagliardo supera, attenzione, il pallone è stato toccato forse con la mano, l'arbitro se ne accorge ed espelle il numero 22 Guido per un fallo di mano in area di rigore. Liccardo contro il numero 5 Ferreira, che chiude la partita, 5-3 per l'Active Network, che ha sofferto ma ha rimesso in sesto una partita che in un certo momento sembrava persa, 5-3. Autore di una grandissima tripletta, se ne va con un rimpallo Ferreira, che prova a servire il proprio compagno, riparte Stigliano che è l'ultimo a crederci, attenzione Russo, la mette in mezzo da Stigliano che firma il gol del 5-4 a meno di un minuto dalla fine. Non ancora finita, Stigliano dietro per Liccardo che prova la botta, respinta e finisce qui, 5-4 per l'Active Network che c'entra una vittoria fondamentale che la porta a 13 punti in classifica, proprio raggiungendo il Futsal Marigliano, partita bellissima.